Libertà di pensare è il primo giornale redatto all'interno della casa circondariale di Contrada Balate a Gela, un magnifico progetto realizzato in collaborazione con l'associazione di volontariato Hauser Insieme, che si avvalsa delle competenze del navigato giornalista Rocco Cerro. Una delle note più significative consiste nel fatto che al primo numero del giornale hanno dato il loro contributo gli studenti dell'Istituto Tecnico Morselli, del Liceo Scientifico Elio Vittorini e del Liceo Classico Eschilo. Siamo pronti e disponibili a vari linguaggi. Il linguaggio del giornalismo, è un linguaggio forbito per certi versi, che avvia anche i detenuti a migliorarsi non solo in italiano, nell'espressione letterale, ma soprattutto si avvia a cogliere il punto fondamentale, che è la cultura da libertà, rende liberi. Per questo libertà di pensare, liberi di pensare, questa è l'esposizione al giornalino, questo è l'obiettivo. Iniziativa che accolgo con grande entusiasmo, e non è la prima, perché qui questa manifestazione è stata preceduta da manifestazioni teatrali e da altro. Tra l'altro io ho già letto il numero zero del giornalino. Questa esperienza, che coinvolge non solo i detenuti ma anche la società civile di Gela, è da accogliere con grande entusiasmo e favorevolmente, e fa parte delle tante iniziative trattamentali che il direttore e gli operatori, e non solo, anche il corpo di polizia municipale propone quotidianamente qui ai detenuti di Gela con grande entusiasmo. Sicuramente un'esperienza di vita importante, ma anche un'esperienza didattica fondamentale per gli alunni, perché inseriti in un ambiente di apprendimento diverso dal solito, non la classica aula, perché, come hanno detto gli stessi due alunni del liceo classico che hanno partecipato, Giulia e Andrea, è stata un'esperienza forte. Cosa hanno tratto i nostri ragazzi? Beh, sicuramente nozioni di giornalismo di base, che sono utili per la loro carriera scolastica, ma soprattutto l'approccio con un mondo diverso, un mondo che ha sentirlo raccontare non è quello che si vede di presenza, e soprattutto un contatto diretto con chi vive la restrizione della libertà. Noi ci siamo proposti, e nel fare questa proposta abbiamo subito iniziato. Piano piano è maturata l'idea di fare un giornale interno, e chi se non il dottor Cerro poteva essere d'aiuto. Lui ha accolto questa proposta in maniera entusiastica, siamo andati avanti e il risultato l'abbiamo sotto gli occhi con i giornali che vi abbiamo distribuito. Il giornale deve svolgere anche funzioni di questo tipo, e ci siamo messi subito a disposizione con l'intera struttura del Corriere, e oltre alle lezioni teoriche che abbiamo fatto qui da aprile ad oggi e continueremo, abbiamo realizzato dei prodotti editoriali veri e propri, fatti dai ragazzi che hanno partecipato al corso, i detenuti, che sono stati sempre molto attenti, puntuali e interessati. Hanno scritto degli articoli. Il mio reparto mi consente di fare questo e anche altre attività che consentono di garantire maggiore sicurezza e di credere in quello che è un principio su cui noi fermamente siamo convinti, e cioè che la cultura è il vero volano per interrompere i fenomeni di devianza. Questa iniziativa è stupenda, come tutte le iniziative che i nostri volontari ci presentano e ci fanno come proposte. È bellissima perché facciamo entrare la comunità esterna anche attraverso i ragazzi dei licei, che hanno partecipato in maniera attiva e meravigliosa, quindi è un'attività cui ho tenuto moltissimo, tengo moltissimo e spero che non finisca mai.